Partita di pallacanestro con gli scunnizzi di Piazza Nazionale per il candidato sindaco di Napoli del Movimento 5 Stelle Matteo Brambilla, che questa mattina ha organizzato insieme ai vertici del partito un tour elettorale nel quartiere Vicaria. E noi diciamo alle persone che votano Movimento 5 Stelle: guardate chi è in ballottaggio, se chi è in ballottaggio pensate possa fare gli interessi della città, siete liberi di votarlo. Noi non siamo un partito che fa apparentamenti con nessuno, abbiamo un programma sul quale noi ci siamo candidati e abbiamo messo la faccia su questo programma, e c'è un vincolo che ci lega agli elettori e agli attivisti del Movimento 5 Stelle, che è il programma. Indipendentemente da chi sia il portavoce, è il programma costruito in 7 mesi con gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Il sindaco uscente Luigi De Magistris ha invece presentato tutti i candidati alla presidenza delle 10 municipalità cittadine. Lavoriamo per vincere il 5 sera, o se si vota come giusto che sia il 6 pomeriggio, quindi lavoriamo per vincere al primo turno. È molto difficile, è complicato, è possibile e tutte le energie devono essere indirizzate per vincere al primo turno, perché Napoli deve dimostrare attraverso un movimento popolare, libero, autonomo, forte, pieno di energie, di passione e di autonomia, che è il popolo che scrive la storia. L'altro è un sistema, ma lo vediamo chiaramente, si prendono i comitati elettorali insieme, parlano la stessa lingua, fanno parte dello stesso sistema e delle stesse cricche, cioè basta vedere Valente, espressione delle primarie di Tonino Borriello, Valente che c'è il presidente del PD indagato, Campano con i casalesi. Impegno con i candidati che lo sostengono anche per lo sfidante principale di De Magistris, Gianni Lettieri, che ha incontrato i rappresentanti della lista Napoli Capitale in Galleria Umberto. Bisogna dare dignità e rispetto alle città della provincia di Napoli, in questo momento non lo è, il patto metropolitano per me è importante in quanto bisogna far diventare Napoli una vera area metropolitana che può competere con le città in Europa. Il territorio di Napoli è 120 km quadrati, solamente Roma è 1200 km quadrati, ma per fare questo bisogna dare pari dignità ai sindaci della provincia di Napoli. Passeggiata al Petraio nel quartiere San Ferdinando insieme a alcuni candidati al Consiglio Comunale per Valeria Valente, convinta di poter andare al ballottaggio e far tornare il Partito Democratico al governo di Napoli. Cercato di costruire questa alleanza guardando al profilo e ai programmi, solo nell'esclusivo interesse di Napoli. Abbiamo detto: costruiamo un'alleanza per Napoli, per costruire una valida e seria alternativa alla demagogia e al populismo di questo sindaco e soprattutto per offrire risposte concrete alla città, per offrire un governo del fare. Con l'UDC abbiamo costruito un percorso insieme, ho condiviso lo sforzo di porre al centro nuovi protagonisti della politica, una nuova classe dirigente, lo abbiamo detto, una nuova generazione alla guida della città. Napoli ci chiede di cambiare, noi cambieremo.